La ricorrenza di Santa Barbara è un momento particolare, un momento intanto di pensiero intimo su quello che facciamo e anche sulle situazioni che viviamo, ma anche un momento di condivisione collettivo con le famiglie, con la cittadinanza, con le istituzioni. E quindi è un qualcosa che ci dà quella spinta che poi ci serve per poter affrontare comunque situazioni complesse, difficili come quelle del mestiere dei vigili del fuoco. Parte è bello, ecco, giornate come queste in cui si apre la caserma e si scopre, no, una comunità di uomini che sono a servizio della collettività e quindi danno anche tranquillità da questo punto di vista. Però la loro presenza dovrebbe essere anche una sorta di monito in qualche modo, ad essere tutti un pochino più responsabili, a cominciare dalle piccole, come dire, attenzioni quotidiane del singolo cittadino e anche delle istituzioni che troppo spesso ci riduciamo soltanto alle polemiche sul territorio, su quanto è giusto fare per il nostro territorio così bello e così fragile. E invece forse bisognerebbe cominciare a essere un pochino più operativi nel cercare in qualche modo di porre rimedio per quanto umanamente è possibile e mettere in sicurezza questa realtà, in modo che l'opera dei vigili del fuoco, di questo corpo che è sicuramente molto caro alla popolazione, ma possa sempre più essere davvero per delle emergenze eccezionali e per il resto potesse essere un corpo che magari aiuta e si impegna soprattutto nella prevenzione. La nostra missione si affronta con una preparazione di base importante e una formazione che continua durante tutto il servizio di un vigile del fuoco. Ogni vigile del fuoco ha un suo percorso professionale ben delineato che serve ad accrescere la propria qualificazione perché le condizioni di criticità che si vanno a manifestare nella società attuale sono sempre in evoluzione e meritano una considerazione del rischio con tecniche innovative, con modalità operative sempre più performanti. Il nostro è un territorio vulnerabile, vulnerabile in tutta la Calabria. È sotto il profilo del dissesto idrogeologico, è sotto il profilo della incidentalità stradale, è sotto il profilo della vulnerabilità sismica, è sotto il profilo degli incendi boschivi, per cui la nostra missione, la giornata di Santa Barbara, serve per l'appunto per ricordare l'esigenza di fornire sempre in maniera costante, in maniera puntuale, il servizio richiesto dalla cittadinanza.